Ciao a tutti gli appassionati di orologi. Nonostante prediliga i movimenti meccanici, sapete bene che non mi tiro mai indietro quando si tratta di avere a che fare con dei quarzi che in qualche modo catturano il mio interesse e la mia curiosità. Lanciato nella prima metà del 2019, è diventato ben presto un best seller, risultando esaurito praticamente ovunque, sia sul sito ufficiale che anche dai vari rivenditori fisici. Questo ha spinto notevolmente le vendite sul mercato secondario. Ad esempio su eBay i prezzi sono saliti talmente tanto da risultare quasi doppi o addirittura quasi tripli rispetto al prezzo di listino originale. Segno da una parte di una follia generalizzata riguardante il mercato degli orologi oggi, visto che in questo caso non stiamo parlando di un'edizione limitata, ma segno anche che l'intuizione avuta dal produttore nel riproporre questa riedizione è stata davvero azzeccata. Ma allora vediamo insieme com'è questo Q-Timex Reissue. Timex è un marchio storico americano che iniziò a produrre i suoi primi modelli al quarzo nel 1972. L'orologio oggetto di questa recensione è una riedizione molto fedele di un modello uscito nel 1979. Qui nelle immagini potete vedere anche un'altra variante prodotta in edizione limitata per le Olimpiadi di Mosca nel 1980. Quindi il fatto che anche per la riedizione si sia scelto un movimento al quarzo non deve far storcere il naso di per sé. È un particolare coerente con l'orologio. Il corredo è adeguato alla fascia di prezzo. Troviamo una controscatola in cartone piuttosto spesso e un astuccio rivestito in similpelle nera. All'interno del coperchio viene ricordato appunto il modello di 40 anni fa. E l'orologio, fin da subito, sembra essere arrivato direttamente dal 1979 con tutto il suo aspetto decisamente retro. Il quadrante blu scuro opaco ha il logo stampato a ore 12 e la scritta Quartz a ore 6. La data è posta a ore 3 e presenta anche la complicazione del giorno della settimana, esattamente come il modello originale. Gli indici sono stampati, particolare anch'esso coerente con il Timex del 1979. Le sfere sono di dimensioni piuttosto contenute, con finitura lucida per ore e minuti, mentre quella dei secondi è verniciata di rosso. Ed è proprio quest'ultima, secondo me, a dare un po' l'impressione di qualcosa di economico. Non manca la pasta luminescente, che rende possibile la lettura dell'ora al buio senza però strafare. Intensità e durata della luminescenza non sono certo i punti di forza di questo orologio. La ghiera è uno degli elementi di design più distintivi di questo segnatempo. Non avendo una sfera GMT, si è optato per una normale ghiera con le 12 ore. Certo, a quel punto la divisione in due metà di colore differente ha poco senso, visto che non serve per distinguere le ore diurne da quelle notturne, ma ha un'unica funzione estetica. Resta certamente però bella da vedere e comunque dà la possibilità di leggere rapidamente all'occorrenza un secondo fuso orario. La rotazione è bidirezionale, senza alcun click. Tocco di classe, anch'esso ripreso dal Timex del 1979, il profilo laterale blu. Il vetro è un plexiglass bombato, che non resisterà tantissimo ai graffi, ma diventa indispensabile per ricreare il giusto look. La cassa, beh, qui vi dico senza mezzi termini che la trovo davvero magnifica. I suoi spigoli e le sue facce oblique, che si alternano ai fianchi sinuosi, sono un chiaro esempio di design anni 70. E la lavorazione è piuttosto buona, per questa fascia di prezzo ovviamente, finitura in gran parte lucida, con l'unica satinatura sulle anse. La corona non è marchiata ed è a pressione. Sul retro della cassa prosegue la finitura lucida, mentre il fondello, fissato da 4 viti, è ottimamente satinato. Spicca lo sportellino a vite per il cambio pila fai da te, particolare certamente gradito e comunque ripreso anch'esso dal passato. Sul fondello leggiamo che la cassa è realizzata in acciaio e che la profondità massima garantita è di 50 metri, quindi meglio non fargli vedere l'acqua. Non scandalizzatevi poi per la dicitura Assembled in China. Non ci vedo niente di osceno in questa fascia di prezzo e se fosse stato assemblato negli Stati Uniti sarebbe costato decisamente di più. Il movimento all'interno di questo Q-Timex Reissue è forse il suo più grosso limite. Esistono quarzi di livelli diversi. Il Seiko PC33, in questo caso, non si fa notare né per la sua particolare precisione né per la durata della sua batteria. La prerogativa principale di questo calibro sta appunto nell'estrema economicità. Con la corona al primo scatto è possibile selezionare la data, ma non il giorno della settimana,
Fatto piuttosto insolito per me, tanto che al momento della consegna ho anche pensato che fosse un malfunzionamento. In pratica, per impostare il giorno della settimana è necessario portare avanti e indietro le sfere. Il secondo scatto della corona serve ovviamente per impostare l'ora. Il bracciale lo trovo bellissimo, è in lamiera ripiegata a formare delle maglie sottili. La parte centrale ha finitura lucida, mentre all'esterno è satinato. La chiusura, tra l'altro marchiata, è simile a quella che si trova su molti bracciali con maglia Milano, consentendo una regolazione fine e perfetta in base alla dimensione del polso e alle vostre preferenze. Al polso il Q-Timex Reissue è un orologio a mio avviso splendido. Comodo per via del peso contenuto e delle dimensioni ridotte, ma anche per via del bracciale che veste alla perfezione. Il diametro è di 38 mm, la distanza da ansa ad ansa è di 44,6 mm e lo spessore è di 11,4 mm, compresa la bombatura del vetro. Tra le tante proposte sul mercato, il trend delle riedizioni di modelli del passato sta diventando una pratica sempre più comune per i produttori. Per un appassionato di design anni 70 è difficile non apprezzare questo Timex. Se si chiude un occhio sul movimento di qualità piuttosto bassa e sulle sfere, forse un po' sottotono rispetto al resto, siamo di fronte ad un orologio molto ben riuscito, dallo stile piacevole e che non passerà inosservato. La presenza della ghiera Pepsi chiaramente rimanda a ben altro, ma la forma della cassa è completamente diversa e non vuole in alcun modo riprendere le linee del Rolex GMT. E veniamo al prezzo, di 179 euro sul sito ufficiale, non bassissimo, soprattutto perché tuttora continua a non essere disponibile. Il consiglio che vi posso dare, nel caso siate interessati ad acquistarlo, è di lasciare il vostro indirizzo email, così verrete contattati non appena tornerà in stock. Evitate però di acquistarlo a prezzo maggiorato su eBay. Questo è un orologio che ha senso di esistere al suo listino, non oltre. Almeno finché Timex continuerà a produrlo. E voi che cosa ne pensate? Fatemelo sapere giù sotto nei commenti. Spero che questo video vi sia piaciuto, nel caso non dimenticatevi di lasciarmi un bel like. Grazie per la vostra pazienza e la vostra attenzione. A presto, alla prossima. Ciao!